Carlo I d'Inghilterra nacque il 19 novembre 1600. Fu il secondo re della dinastia degli Stuart. Come il padre Giacomo I, si considerava un monarca con potere assoluto e il diritto divino di governare. Questo atteggiamento ebbe un prezzo elevato. La sua incapacità di impegnarsi con il Parlamento portò alla guerra civile inglese, dove il re fu sconfitto, giustiziato e la monarchia abolita nel 1649. Carlo era uno dei 7 figli di Giacomo I e Anna di Danimarca. La nonna di Carlo era Maria Stuarda, anche se era già morta prima della sua nascita. Giacomo I proveniva dalla linea reale degli Stuart e unificò i troni di Scozia e Inghilterra dopo che Elisabetta I non aveva lasciato eredi. Carlo era il secondo figlio di Re Giacomo. Suo fratello maggiore Enrico morì di febbre tifoidea nel 1612, per cui finì per diventare l'erede designato. Da bambino Carlo non godeva di buona salute, era timido, forse a causa della balbuzie, e veniva sempre dopo il fratello maggiore. Una volta diventato adulto, Carlo trascorse molto tempo con l'odiato cortigiano di Re Giacomo, George Villiers, duca di Buckingham. Molti si accanirono contro di lui perché aveva avuto un'ascesa fulminea alla corte di Giacomo. Nel 1624 fu stabilito che Carlo avrebbe sposato Henrietta Maria, la giovane sorella di Luigi XIII di Francia. Ai reali di Francia, evidentemente, non interessava la bassa statura dello sposo, alto solo 1,60 m, né la sua reputazione di essere piuttosto testardo, stupido e del tutto estraneo al senso dell'umorismo della gente. La coppia ebbe 9 figli. I 2 figli maggiori, Carlo e Giacomo, divennero poi re d'Inghilterra. Carlo succedette alla corona alla morte del padre il 27 marzo 1625. Questo lo rese re d'Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. Giacomo I ebbe problemi con il Parlamento a causa delle sue ingenti spese. I rapporti con la nobiltà inglese non furono certo migliorati dagli scozzesi favoriti dal re e dai consiglieri malscelti come Villiers. Carlo si dimostrò ancora più sicuro del suo diritto divino di governare rispetto al padre. L'incoronazione del nuovo re, avvenuta il 2 febbraio 1626, lasciava presagire che non avrebbe avuto un buon regno. La colomba dello scettro reale si ruppe, il gioiello dell'anello dell'incoronazione cadde e ci fu un terremoto. Nei mesi successivi seguirono episodi più tangibili e scoraggianti, come le sconfitte militari contro gli spagnoli e i francesi. Entrambe le sconfitte erano state tramate dal duca di Buckingham, che all'epoca era il nemico numero uno dell'Inghilterra. Il duca fu assassinato fuori da una taverna nell'agosto del 1628, con grande gioia del Parlamento e felicità generale della nazione. La pace con la Francia fu firmata nel 1629 e con la Spagna nel 1630. Quando si trattava di attività più studiose, Carlo era un appassionato d'arte e acquistò una collezione di disegni di Raffaello Sanzio. Il re nominò Anthony Van Dyck, 1599-1641, come artista di corte a partire dal 1632. E un'opera famosa che produsse è il triplo ritratto del 1635 con 3 diverse vedute di Carlo. Tra gli altri interessi culturali di Carlo vi erano gli scacchi, il tennis, la caccia e la visione di partite. Come suo padre, Carlo si trovò spesso in contrasto con il Parlamento in materia di finanze, dal momento che quest'ultimo supervisionava l'approvazione di nuove leggi fiscali e si pronunciava sulle questioni di bilancio. Come avrebbe fatto Luigi XIV, Carlo credeva di potersi sbarazzare del Parlamento e di poter governare come monarca assoluto, ma le cose non andarono così bene. Il compromesso e la concessione non facevano parte della natura del re inglese. Questa mancanza, più di ogni altra, sarebbe stata la sua rovina. Una volta il re dichiarò: «I parlamenti sono interamente sotto il mio potere. Se considero i loro frutti buoni o cattivi, devono continuare o meno». Carlo ha ripetutamente destituito e convocato il Parlamento. Cercò persino di aggirare l'istituzione acquisendo denaro con altri mezzi. Furono estratti contanti da mercanti e banchieri, furono aumentati i dazi doganali e furono ripristinate le arcaiche leggi forestali in modo da poter applicare le multe per rimpinguare le casse reali. Carlo ampliò anche la ship money,
una tassa originariamente destinata a finanziare la marina e applicata solo alle aree costiere, ma iniziò a riscuoterla anche dalle comunità dell'entroterra. Oltre a questi nuovi oneri finanziari, il re fece un'errata valutazione quando pensò che l'elite inglese avrebbe rinunciato ai propri diritti di partecipazione al governo del paese. In realtà il re non riuscì a trovare fondi sufficienti da fonti private. Nel 1628 fu costretto a fare delle concessioni al Parlamento, come quella di riscuotere denaro solo tramite atti del Parlamento e di non arrestare i suoi sudditi senza motivi legali. Questi nuovi diritti parlamentari divennero noti come petizione di diritto, ma Carlo ci ripensò e decise di sciogliere il Parlamento nel marzo 1629. Per diversi anni il re ebbe apparentemente ragione nell'affermare che il Parlamento era superfluo. I bilanci annuali furono mantenuti in linea e la corruzione all'interno del governo fu persino ridotta. Nel 1637 la situazione iniziò a precipitare, soprattutto per quanto riguarda la sua politica religiosa. Nel 1633 Carlo nominò William Laud arcivescovo di Canterbury, capo della Chiesa d'Inghilterra. Laud era aborrito dai puritani, che erano ancora uno strato ricco e potente della società inglese, con una forte presenza in Parlamento. Per essere chiari, i puritani erano protestanti calvinisti in Inghilterra. Laud offese ancora di più i puritani quando ripristinò alcune pratiche cattoliche nella Chiesa anglicana. Laud fece arrabbiare anche i capi della Chiesa scozzese, tentando di installare dei vescovi e introducendo un nuovo libro di preghiere nel 1637. In seguito alle persecuzioni di Carlo e alle misure di Laud, i puritani si riversarono nelle 13 colonie americane. Di fronte a queste misure impopolari del re, la Scozia si ribellò attraversando il confine con l'Inghilterra nel 1638 e nel 1640, occupando la zona mineraria di Newcastle. L'assenza del Parlamento si rivelò cruciale. Il re poteva solo mettere insieme un esercito di milizie inesperte per affrontare la minaccia. Le due forze si incontrarono, ma Carlo, intuendo che il suo esercito poco addestrato avrebbe probabilmente perso, decise di cedere alle richieste scozzesi. Alla Scozia fu concessa la libertà religiosa e ai capi della battaglia fu promessa un'ingente somma di denaro per ritirarsi. Il re si trovò quindi di fronte a un piccolo problema: dove reperire questo denaro senza il Parlamento, l'organo che normalmente avrebbe agito per riscuoterlo. Avendo poche opzioni, il Parlamento fu convocato nella primavera del 1640, per la prima volta dopo 11 anni. Una contesa di 3 settimane non portò a nulla e poi una seconda sconfitta da parte di un esercito scozzese costrinse il re a convocare un'altra riunione del Parlamento a novembre. Questi due parlamenti furono conosciuti rispettivamente come Parlamento Breve e Parlamento Lungo. I loro nomi danno un'idea di come il governo stesse crollando davanti al Parlamento. I membri del Parlamento colsero l'opportunità del Parlamento Lungo e delle difficoltà militari del re per assicurarsi la sopravvivenza finale. Il denaro sarebbe stato raccolto per costruire un esercito forte, ma solo a condizione che venisse approvata una legge. Il Parlamento doveva essere convocato almeno una volta ogni 3 anni, non poteva essere sciolto solo per volontà del monarca e i ministri reali dovevano essere approvati dal Parlamento. Il re accettò, il denaro fu raccolto, il monarca riuscì a espellere gli scozzesi. Una conclusione felice, giusto? Non proprio, amici miei. Carlo ebbe l'astuta idea di chiudere nuovamente il Parlamento. In seguito a questa pietosa decisione, la conseguenza fu una guerra civile, o meglio, una serie di guerre spesso chiamate guerre dei tre regni, poiché erano coinvolte anche l'Irlanda e la Scozia. Nel 1641 scoppiò un'importante ribellione contro il dominio inglese in Irlanda, motivata dalle lamentele per la confisca delle terre inglesi e per l'impiego esclusivo di immigrati inglesi e scozzesi in molte grandi proprietà. L'Ulster fu un campo di battaglia particolarmente sanguinoso, poiché Carlo e il Parlamento inglese litigarono per la formazione dell'esercito necessario a reprimere la ribellione. Quest'ultimo era desideroso che il re usasse tale forza in Irlanda e non contro di sé. Questi timori non erano infondati e il tentativo di arresto di 5 membri del Parlamento da parte del re
nel gennaio 1642, non fornì molte rassicurazioni. Per vendicarsi dell'arresto, i deputati bloccarono le porte di Londra, impedendo a Carlo di entrare nella sua capitale. Il re si trasferì a Nottingham, ma non era affatto soddisfatto. L'esercito reale fu radunato e la fase di combattimento delle guerre civili inglesi iniziò nel novembre 1642. Anche se a molti non importava molto della questione, vaste aree del paese erano sotto il controllo di una o dell'altra fazione. Da una parte c'erano i Cavaliers del Re e dall'altra i Roundheads, l'esercito del Parlamento, così chiamati perché le prime truppe erano apprendisti londinesi dai capelli corti. Le regioni occidentali e settentrionali dell'Inghilterra rimasero fedeli al re. Londra e il sud-est dell'Inghilterra erano sotto il controllo del Parlamento. Dal punto di vista popolare, il re era sostenuto dalla Camera dei Lord e da alcuni membri del Parlamento. Questi ultimi avevano il controllo della marina e della classe mercantile. Ciò significava che il re era fortemente limitato nella sua capacità di pagare l'esercito, una situazione che portò a grandi diserzioni e a licenziamenti impopolari dei cavalieri. Ciò nonostante, l'opposizione riuscì a convocare il Parlamento e ad aumentare le tasse per pagare l'esercito. Un movimento non popolare tra la gente comune, ma un grande vantaggio in guerra. I monarchici vinsero le prime battaglie, ma la guerra si trasformò in una lotta indecisa con assedi prolungati. Circa la metà delle battaglie su larga scala mai combattute sul suolo inglese si svolsero durante questo sanguinoso decennio di guerra civile. La carneficina non si limitò alle forze armate. Si stima che una persona su 10 nelle aree urbane perse la propria casa. Gli uomini e le donne che erano sfuggiti ai combattimenti diretti furono sottoposti a tasse devastanti, il commercio crollò. Entrambi i partiti ricorsero alla coscrizione obbligatoria dei soldati, ma i parlamentari ebbero il vantaggio di un comandante di talento. Oliver Cromwell proveniva dalla nobiltà rurale e si rivelò un leader militare visionario che credeva nell'importanza di un esercito ben addestrato. Alle sue truppe fu dato il nome di New Model Army. L'uso di truppe cattoliche irlandesi da parte di Carlo allontanò il re dai suoi stessi sudditi. Con l'entrata in guerra di Cromwell, la corona stava per cadere e con essa la testa del re. Dopo una battaglia decisiva nel 1645, i parlamentari vinsero e il re fuggì in incognito per trovare sicurezza a fianco di un esercito scozzese nell'Inghilterra settentrionale. Si trattò di una fuga temporanea, poiché gli scozzesi non avrebbero ospitato un monarca che non fosse favorevole al presbiterianesimo o non fosse responsabile nei confronti del popolo. Dopo lunghe contrattazioni politiche, tra cui un cambio di idea da parte degli scozzesi, Carlo fu consegnato agli inglesi nel gennaio 1647 e fatto prigioniero nel suo stesso regno. La prigionia del re non fu poi così grave, fu tenuto agli arresti domiciliari a Hampton Court Palace. L'11 novembre 1647 il re riuscì a fuggire e si diresse verso l'isola di Wight, dove trascorse l'anno successivo in effettivo esilio presso il castello di Carisbrooke. Il 1 dicembre 1648 una forza di ufficiali parlamentari fu finalmente inviata sull'isola e portò il re a Hurst Castle. Carlo incoraggiò imprudentemente i monarchici a combattere. Un esercito scozzese fu chiamato in aiuto, ma fu sconfitto nella battaglia di Preston del 1648. Dopo aver sconfitto e imprigionato il re, la questione era cosa fare con un monarca deposto. La maggioranza del Parlamento e del popolo volevano riconfermare Carlo, ma riducendo in modo permanente i suoi poteri, mentre alcuni puritani chiedevano l'esecuzione di Carlo. Alla fine, il 20 gennaio 1649, Carlo fu processato e dichiarato colpevole di tirannia, tradimento e guerra contro il suo stesso popolo. Carlo non si dichiarò colpevole, poiché non riteneva che la corte avesse alcuna autorità su di lui. Il re, chiamato solo Carlo Stuart davanti alla corte, fu condannato a morte per decapitazione. Il documento, recante i sigilli dei commissari coinvolti, sopravvive ancora oggi e dimostra che solo 59 su 159 osarono approvarlo. Carlo I fu giustiziato il 30 gennaio 1649. Il re affrontò il suo destino con dignità, indossando persino due camicie per non tremare nell'aria fredda di gennaio. In questo modo, la folla non avrebbe pensato
che stesse tremando di paura. A Carlo fu vietato di avere un funerale di Stato e fu sepolto con discrezione nella cappella di San Giorgio nel castello di Windsor. Dopo la sua esecuzione, il paese fu trasformato in una repubblica. Il titolo e la carica monarchica furono aboliti, ma non in Scozia. La Camera dei Lord fu sciolta, la Chiesa d'Inghilterra fu revisionata e persino i gioielli della corona inglese furono rottamati e venduti. La Scozia rimase fedele alla corona e il figlio maggiore di Carlo I, anch'egli di nome Carlo, ne era per diritto di nascita il re. Tuttavia, l'esercito scozzese fu nuovamente sconfitto dagli inglesi e l'aspirante Carlo II di Gran Bretagna fu costretto a fuggire in Francia, dove attese la fine della Repubblica prima di poter salire sul trono inglese. La guerra civile inglese era finalmente finita, ma i membri del Parlamento erano divisi. Alcuni volevano cambiamenti radicali, mentre altri si opponevano all'influenza ingiustificata dell'esercito di Cromwell. Il dissenso portò allo scioglimento del Parlamento nel 1653. Oliver Cromwell fu quindi nominato Lord Protettore, ma il suo governo autoritario, molto più di quello di Carlo, fece sì che molti desiderassero la moderazione e la tradizione della vecchia monarchia. Tuttavia, le misure economiche di Cromwell si rivelarono efficaci. Rinnovò l'esercito e la marina e l'Inghilterra divenne padrona dei mari. Ma questo è un argomento per un futuro video.